Grazie Presidente. Anche noi ci associamo ovviamente all'espressione di cordoglio per le vittime, alla richiesta che il Governo, ai ringraziamenti per chi sta prestando i soccorsi e alla richiesta che il Governo e la maggioranza facciano tutto il possibile insieme a questo Parlamento per accompagnare e aiutare in quello che sta succedendo. Io volevo attirare l'attenzione però su un altro punto. È successo un fatto importante la settimana scorsa. Un fatto che riguarda la vita di milioni di cittadini. C'è stata una decisione della Corte Costituzionale molto significativa che riguarda il caso Cappato, imputato per aver commesso il reato di aiuto al suicidio per l'aiuto fornito a Fabiano Antoniani. L'ordinanza della Corte recita: l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. Ora, per consentire proprio al Parlamento, cioè per consentire a noi di intervenire con una disciplina appropriata, la Corte ha deciso di rinviare di un anno, a settembre 2019, la trattazione della questione di costituzionalità dell'articolo 580 del Codice Penale. Presidente, dal 13 settembre del 2013 è depositata in Parlamento con 67.000 firme una proposta di legge di iniziativa popolare per rifiuto di trattamenti sanitari e illiceità dell'eutanasia. A queste si sono aggiunte altre 63.000 firme che sono state consegnate proprio a lei il 13 settembre dall'Associazione Coscioni. Presidente, lo scorso 24 marzo è stato un giorno importante per quest'Aula, ma lo è stato anzitutto per lei. Io me lo ricordo il discorso di insediamento che ha fatto e mi ricordo quando ha detto dobbiamo aprire ancora di più quest'Aula ai cittadini, sia in senso fisico, sia valorizzando gli istituti di democrazia diretta previsti alla Costituzione. Ad esempio, e cito attraverso le sue parole, attraverso la previsione di tempi certi per l'esame delle proposte di legge iniziativa popolare. Aggiungo tra l'altro che nel cosiddetto contratto di governo di Lega e 5 Stelle c'è un passaggio molto simile che dice è necessario rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione. In sintesi, ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiede la Corte Costituzionale, ce lo chiede lei, Presidente. Mi pare arrivato il momento di dare seguito a queste firme raccolte e depositate e a questi impegni presi. Mi rivolgo quindi a lei perché metta all'ordine del giorno della prossima conferenza dei Capigruppo la calendarizzazione di questa iniziativa popolare e perché dia seguito a quanto indicato alla Corte Costituzionale. E chiudo con un invito a tutti i colleghi. Questa non è una battaglia di un'associazione, di una componente, del misto, tantomeno di un partito politico solamente. È la battaglia di tutti noi per un diritto di scelta e per garantire un diritto fondamentale. È stato creato un intergruppo parlamentare. Usiamolo e chiedo a tutti di aderire per lavorare insieme, per discutere, per confrontarci e lavorarci. Quello che hanno fatto Marco Cappato, Mina Welby e Filomena Gallo e migliaia di cittadini con loro non è stato mosso dall'idea di scavalcare il legislatore, ma dall'idea di spronarlo e invitarlo a fare quello che deve fare e ad affiancarlo. Tocca a lei, Presidente, ci dia la possibilità di fare la nostra parte come deputati. Grazie. Grazie.